Bene, allora, buon pomeriggio a tutti. Come sapete, leggiamo oggi il canto ventunesimo del Purgatorio. Forse ricordate che il canto che abbiamo letto la settimana scorsa si chiudeva un po' in suspense perché Dante e Virgilio sentirono un terremoto che tremava tutta la montagna del Purgatorio e un urlo di gioia che celebrava Dio. Che in qualche modo sembrava di essere, era sembrato chiaramente a Dante e Virgilio di essere una cosa consueta, visto che le anime, dopo aver urlato a coro questa cosa, erano tornate nel solito pianto della loro penitenza. E quindi Dante aveva chiuso il canto confessando di star sentendo come personaggio la più intensa curiosità che, da quello che ricorda, abbia mai sentito in vita sua, che riguardava appunto le cause di questo terremoto e di questo urlo. Quindi iniziamo il canto, come al solito lo leggiamo tutto di seguito, poi riprendo a spiegare, più o meno a metà del canto facciamo una pausa di 5 minuti, durante la quale vi prego di inviarmi, se ne avete, i vostri dubbi sulla chat. La sete natural che mai non sazia se non con l'acqua onde la femminetta samaritana domandò la grazia, mi travagliava e pungeami la fretta per l'impacciata via dietro al mio duca e condoleami alla giusta vendetta. Ed ecco, siccome ne scrive Luca che Cristo apparve ai due che erano in via, già surto fuor della sepolcral buca, ci apparve un'ombra e dietro a noi venia, dal pie guardando la turba che giace, né ci ademmo di lei, si parlò pria, dicendo, o frati miei, Dio vi dea pace. Noi ci volgemmo subiti e Virgilio rendelli il cenno che a ciò si conface. Poi cominciò, nel beato concilio ti ponga in pace la verace corte che me rilega nell'eterno esilio. Come diss'elli e parte andavan forte, se voi siete ombre che Dio su non degni, chi vi ha per la sua scala tanto scorte? E il dottor mio, se tu riguardi ai segni che questi porta e che l'angel profila, ben vedrai che i convuon, convien che i regni. Ma perché lei che dì e notte fila non gli avea tratta ancora la canocchia che Cloto impone a ciascuno e compila, l'anima sua che è tua e mia serocchia, venendo su, non potea venir sola, parocchia al nostro modo, non ad occhia. Ond'io fui tratto fuor dell'ampia gola d'inferno per mostrarli e mostrerolli oltre quanto il potrà menarmi a scola. Ma dimmi se tu sai, perché t'hai crolli di dianzi il monte e perché tutto ad una parve gridare fino ai suoi piè molli. Si mi diedi mandando per la cruna del mio disio che pur con la speranza si fece la mia sete men digiuna. Poi cominciò, cosa non è che senza ordine senta la religione della montagna o che sia fuor d'usanza. Libero è qui da ogni alterazione, di quel che il cielo da sé in sé riceve, esserci puote e non d'altro cagione. Perché non pioggia, non grando, non neve, non bugiada, non brina più su cade che la scaletta di 3 gradi breve, nuvole spesse non paion né rade, né coruscar né figlia di Taumante, che di là cangia sovente contrade. Secco vapor non sorge più avante che al sommo di 3 gradi che io parlai, dove il vicario di dietro le piante. Trema forse più giù poco assai, ma per vento che in sua terra si nasconda, non so come, quassù non tremo mai. Tremaci quando alcuna anima monda, sentesi, sì che surgo che si muova per salir su, e tal grido seconda. Della mondizia sol voler fa prova, che tutto libero a mutar con vento l'alma sorprende e di voler le giova. Prima vuol ben, ma non lascia il talento che divina giustizia contravoglia, come fu al peccare.
al tormento. E io, che sono giaciuto a questa doglia 500 anni e più, pur mo sentii libera voglia di miglior sogna. Però sentisti il tremoto e i pii spiriti per lo monte render lode a quel Signor che tosto su gli invii. Così ne disse, è però che il si gode tanto del ver quant'è grande la sete, non saprei dire quant'è il mi fece trove. E il savio duca, omai vegio la rete che qui v'impiglia come si scalappia, perché ci trema e di che con gaudete. Ora chi fosti, piacciati ch'io sappia, e perché tanti secoli giaciuto qui sei, nelle parole tue in cappia. Nel tempo che il buon Tito, con l'aiuto del sommo regge, vendicò le fora onde uscì il sangue per Giuda venduto, col nome che più dura e più onora era io di là, rispose quello spirito, famoso assai, ma non con fede ancora. Tanto fu dolce il mio vocale spirito che Tolosano a sé mi trasse Roma, dove mertai le tempie ornar di mirto. Stazio, la gente ancor di là mi nomina. Cantai di Tebe e poi del grande Achille, ma caddi in via con la seconda somma. Al mio ardor forse me le faville che mi scaldar della divina fiamma, onde sono allumati più di mille. Dell'Eneida dico la qual mamma fummi e fummi nutrice poetando, sans'essa non far mai peso di dramma. E per esser vivuto di là quando visse Virgilio, a sentirei un sole più che non deggio al mio uscir di bando. Volser Virgilio a me queste parole con viso che tacendo disse taci, ma non può tutto la virtù che vuole. Che riso e pianto son tanto seguaci alla passione di che ciascun si spicca, che men seguon volerne i più veraci. Io pur sorrisi come l'uom cammicca, perché l'ombra si tacque e riguardommi negli occhi ove il sembiante più si ficca, e se tanto lavori in bene assommi, disse, perché la tua faccia testesa un lampeggiar di riso dimostrommi? Or son io d'una parte e d'altra preso. L'una mi fa tacer, l'altra scongiura ch'io dica ond'io sospiro e sono inteso dal mio maestro e non aver paura, mi dice, di parlar, ma parla e dimmi quel che i dimanda con cotanta cura. Ond'io, forse che tu ti maravigli, antico spirito, del rider ch'io fei, ma più d'ammirazione v'occhi ti pigli. Questi che guida in alto gli occhi miei, è quel Virgilio dal quale tutto gli esti, forte a cantar degli uomini e di dei. Se cagion altra al mio rider credesti, lasciala per non vera ed esser credi quelle parole che di lui dicesti. Già s'inchinava ad abbracciar i piedi al mio dottor, ma egli disse, frate, non far, che tu sei ombra e ombra vedi. Ed ei surgendo, or puoi la quantitate comprender dell'amor che a te mi scalda quando io dismento nostra vanitate, trattando l'ombre come cosa salda. Allora, scusate perché ho sentito il telefono, mi sono distratta. Dunque, Dante, riprende a parlare di questa curiosità molto acuta che ha appena sentito, sulla causa del terremoto e dell'urlo e ne parla in un modo davvero significativo, ricordando l'episodio, del Vangelo, in cui si racconta come Gesù, seduto sull'orlo di un pozzo in Samaria, chiese a una giovane dell'acqua e quando lei si sorprende che un ebreo diciamo chieda dell'acqua a lui gli risponde: tu non sai chi ti sta chiedendo dell'acqua, io ti darò un'acqua viva. Che ti farà, insomma, non avere più sete per sempre. Allora lei gli chiede quest'acqua che secondo il Vangelo di Giovanni
diciamo, i padri, insomma, posteriori della Chiesa, è un simbolo della verità rivelata. Quindi Dante, per diciamo, alludere alla sete di conoscenza che lui aveva in quel momento, lo fa attraverso questa perifrasi, la sete naturale che mai non sazia se non con l'acqua della femminetta samaritana domandò la grazia. Quindi la sete naturale di sapere che non si sazia se non attraverso la verità rivelata, quella che appunto rappresenta l'acqua di cui domandò la grazia la femmina di Samaria. Perché dico che è significativo questo attacco di canto? Perché in qualche modo ci prepara a cogliere una spiegazione che riguarda appunto la causa di questo terremoto, che è di ordine soprannaturale. Perché se Mi scusi. fosse. Allora, dicevo che il fatto che Dante identifichi la sua curiosità con una sete di conoscenza che non può venire saziata se non attraverso la verità rivelata, ci prepara appunto una spiegazione soprannaturale come causa di questo terremoto. Altrimenti, insomma, sarebbe sta se fosse stato d'ordine fisico, naturale, Dante non avrebbe scomodato questo episodio evangelico. Va bene? Perché chiaramente la sete di conoscenza sulle cose diciamo fisiche del mondo è una sete che si può appagare al mondo con la filosofia, con la scienza, mentre invece attraverso questa figura di cui si vale Dante, il Dante scrittore ci sta preparando, come anche abbiamo accennato la settimana scorsa, a proposito della particolare acutezza di questa curiosità a un evento soprannaturale. E allora Dante dice che questa sete naturale, verso 4, mi travagliava, quindi mi faceva star male, e pungeami la fretta per l'impacciata via dietro al mio duca, cioè mi faceva, insomma, fatica questa fretta che avevo dietro Virgilio attraverso la via impacciata, vi ricordate, dalle anime che sono distese per terra, quelle degli avari, e nello stesso tempo Dante dice che si condoleva al verso sesto della giusta vendetta, quindi della punizione divina, benché giusta. Quindi è travagliato sia dalla curiosità sia, diciamo, dall'impaccio fisico della cornice, e allo stesso tempo per la compassione di questa giustizia divina, le cui conseguenze sta vedendo attorno a lui. E mentre Dante è in questa condizione travagliata, al verso settimo, ed ecco, siccome ne scrive Luca, che Cristo apparve ai due che erano in via, già surto fuor della sepolcral buca, ci apparve un'ombra, e dietro a noi venia dal pie guardando la turba che giace. Allora, ed ecco, quindi subito, in un modo del tutto inatteso e addirittura non percepito da Dante e Virgilio finché non parla quest'anima, Dante dice che apparve davanti a Dante Virgilio appunto un'ombra, quindi un'anima, che veniva dietro di noi facendo attenzione a non calpestare la turba di anime che giacciono per terra. Ma anche qua, a questo episodio evangelico della Samaritana, succede quello dell'apparizione di Cristo nella via di Emaús, due discepoli, e quindi un episodio che parla della risurrezione, vero? Quindi della rinascita di Cristo dopo essere sorto, come dice al verso 9, fuori dalla buca sepolcrale. Quindi anche questa apparizione di un'anima
apparizione paragonata a quella di Cristo sorto fuori dal sepolcro, annuncia anche questo che la condizione di quest'anima che ora trovano per strada Dante e Virgilio ha un qualcosa di più miracoloso di quello che stanno vedendo finora. E infatti Dante e Virgilio non percepiscono la presenza di quest'anima, come dice al verso 12, né ci addemmo di lei, si parlò pria dicendo, cioè non ci accorgemmo della sua presenza finché lui parlò dicendo: O frati miei, Dio vi dia pace. Quindi anche questa è una citazione di parole di Cristo. Vedete quanti elementi che paragonano in qualche modo la presenza di quest'anima qui a episodi evangelici, il che si capirà appunto quando vedremo qual è la condizione di questo spirito. Quindi chiaramente quest'anima, la cui identità Dante e Virgilio non conoscono ancora, ha capito che tutti e due, Dante e Virgilio, fossero pellegrini penitenti come lui e quindi li saluta. Diciamo, augurandogli la pace cui sono destinati tutti questi penitenti. E allora Dante e Virgilio si sorprendono, del suono di questa voce, si girano, verso 14, noi ci volgemmo subiti, e Virgilio rende il cenno, che a ciò si conface. Cioè, Dante e Virgilio si girano, sorpresi dalla presenza di quest'anima dietro di loro, e Virgilio fa un cenno, un gesto che diciamo si conface, cioè adeguato a rispondere a questo saluto che aveva rivolto l'anima a loro, Dio vi dia pace. Vedete, Virgilio chiaramente non è destinato alla pace, è destinato, come noi sappiamo, quando avrà finito la sua guida di Dante, a tornare nell'inferno dove appartiene. E quindi intanto risponde al saluto con un gesto della mano e poi comincia con la solita sobrietà ed eleganza che gli permette di far riferimento alla sua tragedia senza alcun cenno diciamo alla commiserazione. Al verso 16 risponde Virgilio, poi cominciò: Nel beato concilio ti ponga in pace la verace corte che me rilega nell'eterno esilio. Allora, riprendendo la metafora dell'Empireo come corte imperiale che aveva usato Virgilio fin dal canto della Selva Oscura, e che è una metafora molto interessante perché da una parte comporta questo ideale politico di Dante, secondo cui l'impero permette che l'umanità si avvicini il più possibile alla felicità, sempre ovviamente dentro la imperfezione del mondo, alla felicità che poi si acquisterà nell'Empireo, ma che è anche significativa del limite di Virgilio, che essendo chiaramente il poeta dell'impero e avendo il cielo vietato, traduce la condizione di questo luogo, inconoscibile a lui in termini conoscibili a lui, che sono appunto quelli della corte. Allora, per spiegare che lui non è destinato a questa pace che l'altro gli ha in qualche modo attribuito nel saluto, gli risponde che la verace corte che rilega a me nell'eterno esilio ti ponga in pace nel concilio beato del paradiso. E quindi attraverso insomma una subordinata spiega all'altro spirito che lui è destinato invece all'inferno. E al verso 19, allora quest'anima si sorprende del carattere davvero straordinario che un'anima destinata alla dannazione stia percorrendo le cornici del purgatorio e quindi esclama con grande vivacità orale: Come, disegni?
E parte andavamo forte, cioè lui dice: come è possibile? E nel frattempo camminavamo a buon ritmo. Se voi siete ombre che Dio su non degni, chi vi ha perso a scala tanto scorte? Cioè, se voi siete ombre, cioè quest'anima ha subito generalizzato quello che Virgilio in realtà ha detto in prima persona singolare, no? Ha detto che Mary lega. E lui ha subito capito che sia lui che Dante, che chiaramente non sa chi siano questi personaggi, però capisce subito nella risposta di Virgilio, in un modo un po', insomma, accelerato, che anche Dante è destinato all'inferno e quindi risponde al plurale: se voi siete ombre che Dio non si degna di ammettere su, chi vi ha scortato fino a così alto nella scala che porta appunto al paradiso. E allora Virgilio di nuovo deve spiegare che, questo esilio eterno riguarda lui e non Dante. E quindi al verso 22, è il dottor mio, se tu riguardi ai segni che questi porta, che l'angelo profila, ben vedrai che coi buon convien che regni. Cioè Virgilio risponde a questo spirito: se tu fai attenzione ai segni che questi ha nella fronte, no? E che l'angelo profila, vedrai che lui è destinato a, diciamo, regnare con i buoni. Quindi che lui sì, dice Virgilio, riferendosi chiaramente a Dante, è destinato ad ottenere quella pace. Attraverso questo presente del verbo profilare, che è al verso 23, noi capiamo una cosa di cui non avevamo avuto notizie prima, e cioè che questi sette P che l'angelo portinaio del purgatorio aveva, profilato, no? Nella fronte di Dante, che rappresentavano, vi ricordate, i sette peccati capitali che Dante deve pulire man mano che sale, di cui adesso gli restano solo tre, vero? Di questi P, abbastanza sbiaditi tra l'altro, perché vi ricordate che una volta scomparso il P corrispondente alla superbia, Virgilio aveva fatto notare a Dante, che chiaramente non può vedersi la fronte, che anche gli altri P si erano indeboliti e quindi questo avevamo appunto commentato come segno che senza la superbia tutti gli altri peccati si indeboliscono. E allora dicevo che attraverso questo presente indicativo del verbo profilare noi capiamo che queste ferite l'angelo le fa a tutti i penitenti che oltrepassano appunto la porta che apre la penitenza. E quindi è una generalizzazione di un fatto che si confermerà attraverso questo personaggio che stiamo conoscendo oggi, e cioè che tutti i penitenti destinati alla salvezza, indipendentemente dal fatto che personalmente, individualmente, si siano riconosciuti in uno o più peccati capitali, debbono tutti percorrere le sette cornici, altrimenti non potrebbero cicatrizzare i sette P. E questo chiaramente ha un senso, diciamo, teologico, e cioè il fatto che dopo il peccato originale l'intero genere umano è macchiato di tendenze peccaminose verso i sette peccati, e che quindi anche coloro che magari devono sostare in una o due cornici e subire i contrapassi relativi alle loro singole colpe, debbono comunque tutti attraversare tutta la montagna per strada per cicatrizzare quelle ferite e quindi per forza riflettere sui sette peccati capitali.
Bene. Allora, Virgilio ha appena detto quindi a questo spirito che Dante, senza nominarlo, è destinato alla salvezza. E ora al verso 25, ma perché lei che di e notte fila non gli aveva tratta ancora la conocchia che Cloto impone a ciascuno e compila, l'anima sua che è tua e mia serocchia, venendo su non poteva venire sola. Parocchia al nostro modo non adocchia. Cioè, per dire che Dante è ancora nella prima vita, Virgilio si riferisce al mito delle Parche, no? Quelli che insomma dispongono questo pennecchio, che è il filo della vita, che quando si taglia chiaramente c'è la prima morte. Quindi dice. Ma visto che la parca la chiesi, cioè quella che giorno e notte fila, che impone lo stame, vero? Affinché ognuno abbia una vita in un filo, non gli aveva tratta ancora la conocchia che Cloto impone a ciascuno e compila, cioè non aveva ancora finito, non gli aveva ancora levato la conocchia, il pennecchio che è la vita. Quindi c'era ancora del filo della vita di Dante da percorrere, l'anima sua, cioè l'anima di Dante, che è sorella tua e mia, cioè Dante ha anche un corpo. La sua anima equivale, diciamo, come sorella a il personaggio completo di Virgilio e dell'altra anima. Venendo su non poteva venire da sola perché non può vedere nel nostro modo. Cioè, questa è una spiegazione un po' diversa da quella che di solito Virgilio o Dante danno quando gli si domanda come mai Davido sta facendo questo viaggio. In questo caso Virgilio non ha fatto alcun cenno alla gravità dei peccati di Dante, bensì al fatto che avendo ancora il corpo, i suoi sensi sono limitati e quindi Dante aveva bisogno di uno spirito per guidarlo tra gli spiriti. E quindi al verso 31 è sempre Virgilio che parla: Ond'io fui tratto fuor dell'ampia gola d'inferno per mostrarli e mostrerolli oltre quanto potrà menarmi a scola. Allora, per cui io fui tratto, cioè per appunto accompagnare Dante, fui tratto dal limbo, cioè dalla gola più ampia dell'inferno, quella più superficiale, quindi quella dal radio più grande, per fargli da guida e continuerà a farlo ancora. Tutto quello che lo potrà guidare la mia filosofia, la mia scuola. Quindi Virgilio, insomma, riconosce davanti a quest'anima i propri limiti e il Dante scrittore, attraverso questa osservazione del personaggio Virgilio, ci prepara progressivamente all'imminente scomparsa di Virgilio, che, come sappiamo fin dall'inizio del libro, accompagnerà Dante fin dove lui potrà, e poi verrà appunto sostituito da un'anima più degna di lui che porterà Dante in paradiso. È importante che Virgilio proprio in questo episodio riconosca il suo limite perché, come forse avete potuto cogliere nella prima lettura, in questo canto ha inizio un episodio molto lungo che si protrae anche nel canto prossimo e parte del 23esimo, di grande omaggio a Virgilio e al compito che la sua cultura, secondo la concezione dantesca, svolse nei confronti della rivelazione divina. Allora, dopo aver spiegato Virgilio che Dante è destinato alla salvezza e che lui appartiene all'inferno, sì, ma non è tra i dannati che hanno commesso un peccato, bensì appartiene al limbo, senza nominarsi Virgilio né nominare Dante, ha spiegato solo questo.
al verso 34 domanda proprio quello che Dante aveva tanta voglia di sapere, senza che si fossero parlati tra di loro, perché Dante non aveva osato esprimere in mezzo alla fretta l'impaccio dei corpi degli avari la sua volontà di sapere la causa del terremoto, ma come ormai siamo abituati fin dall'inferno, Virgilio legge nella mente di Dante e capisce che Dante veramente arde della curiosità di sapere perché tremò il monte prima. E quindi al verso 34 Virgilio continua a parlare: ma dimmi se tu sai perché tra i crolli diedi anzi il monte, e perché tutto ad una parve gridare fino ai suoi piè molli. Cioè, dimmi se lo sai, perché prima, cioè dianzi, il monte si scrollò così, e perché tutta ad una, cioè allo stesso tempo, sembrò di gridare il monte, chiaramente. Virgilio si sta riferendo metonimicamente alle anime di tutto il monte fino ai suoi piedi molli. Vi ricordate che la mollezza, cioè il carattere insomma non rigido delle coste della montagna del Purgatorio, che come sapete è un'isola, era stato un tratto particolarmente tematizzato nel primo canto del Purgatorio, quando appunto Catone aveva indicato a Virgilio di prendere un giunco proprio dal fango molle di questa isola, spiegando che nessun'altra pianta che facesse fronda o che avesse un tronco rigido potrebbe vivere là, perché la giuccola dove la batte l'onda, come dice quel bellissimo verso, il mare appunto piega questi giunchi che, grazie al fatto che sono molli, possono recuperarsi prima. E quindi vi ricordate quel giunco con il quale Virgilio cigne Dante affinché possa fare questa salita, simboleggia l'umiltà e il fatto che sia sempre a contatto nel fango molle della costa ai colpi del mare, che tradizionalmente anche nella Bibbia rappresenta il male e il peccato, implica la necessità di essere flessibili nei confronti dei propri peccati, perché senza questa umiltà non si può intraprendere la penitenza. E quindi è importante che Virgilio ricordi che l'urlo di questo monte coinvolge fino alle sue basi molli, perché appunto ora vedremo da questa flessibilità dell'inizio del percorso deriva appunto la fine del percorso, che è la liberazione delle pene del purgatorio per volare in paradiso, che è quello che ora appunto dirà quest'anima. Allora, in questi ultimi versi che abbiamo appena commentato, Virgilio ha domandato a quest'anima quello proprio esatto che voleva sapere Dante, cioè perché ci fu questo terremoto e quest'urlo di gioia corale, e chiuse le parole di Virgilio. Al verso 37 il Dante poeta commenta: «Sì mi diedi mandando per la cruna del mio disio, che pur con la speranza si fece la mia sete mendigiuna». Cioè, lui, per dire che Virgilio aveva azzeccato così precisamente a quello che Dante voleva sapere, e attraverso la sua domanda lo stava già preparando una risposta, usa la metafora del lago e dice che Virgilio aveva infilato la sua domanda nella cruna del desiderio di Dante con una tale precisione che con la sola speranza di una imminente risposta, già la sete, si torna alla
alla metafora dell'inizio del canto, si fece meno digiuna, quindi Dante già sapendo che la sua curiosità sarà appagata, già diciamo perde intensità un po' la sua acuta curiosità. Qui è importante, no, che la parola speranza venga messa in rapporto con la sete, perché l'episodio evangelico che apre il canto riguarda appunto questa speranza che Gesù aveva dato alla Samaritana su un'acqua che avrebbe colmato la sua sete per sempre. E quindi dalla speranza che quest'acqua veramente esista, la Samaritana appunto ha chiesto l'acqua, vero? E quindi si enfatizza l'importanza della speranza proprio per intraprendere la strada della conoscenza. E al verso 40, quindi, quell'anima risponde alla domanda precisa di Virgilio e se la prende con calma, come vedremo, cioè prima di dire qual è stata la causa del terremoto, dice tutto quello che non è stata la causa. E quindi al verso 40, poi cominciò. Cosa non è che senza ordine senta la religione della montagna o che sia fuor d'usanza? C'è una prima constatazione sul carattere sacro delle regole della montagna del Purgatorio, e cioè che non c'è niente nel Purgatorio, in quella montagna, che sia senza ordine o che sia fuori d'abitudine. E questo, diciamo, questa mancanza totale di alterazioni atmosferiche che ora, diciamo, l'anima comincerà a sviluppare, è appunto uno dei tratti dell'opus amoenus classico, e cioè un posto dove non ci sono queste alterazioni che rendono difficile la vita nel mondo invece. E infatti al verso 43 continua, libero è qui da ogni alterazione. Cioè questa terra, no, questa montagna del Purgatorio è libera da ogni perturbazione naturale. Di quel che il ciel da sé in sé riceve, esserci puote e non d'altro cagione. Cioè la causa di tutto quello che accade qui può essere solo quello che proviene dal cielo e nient'altro, di nessun'altra cosa. Per cui, verso voi dal cielo, cioè è bene spiegare che per la fisica antica, la fisica aristotelica che qui sta seguendo Dante, sia i terremoti che tutte le alterazioni che ora elencherà quest'anima, cioè le piogge, la grandine, la neve, la rugiada, provengono dai vapori asciutti, cioè secchi o umidi, freddi o caldi che sono dentro la terra. E quindi quello che qui dice quest'anima è: quello che succede qua proviene da quello che il cielo fa da solo, senza alcun rapporto con i vapori della terra. Per cui, al verso 46, perché non pioggia, non grando, non neve, non rugiada, non brina, più su cade che la scaletta di 3 gradi breve. Cioè, per cui né pioggia, né grandine, né neve, né rugiada, né brina cade qui, cioè su la scaletta di 3 gradini che precedono la porta del purgatorio vero e proprio, lì appunto dove c'è l'angelo che profila i pi sulla fronte. E continua ad annoverare eventi atmosferici che non ci sono, al verso 49. Nuvole spesse non paion né rade, cioè non ci sono né nuvole dense né diradate, né coruscar né figlia di Taumante,
che di là cangia sovente contrade, cioè né fulmini che coruscano, cioè che luccicano in cielo, né arcobaleni, la figlia di Taumante Iride, no? La messaggera degli dei, che era tipica figura dell'arcobaleno, che di là, cioè nel mondo, cambia zone spesso, no? Lo si vede l'arcobaleno in diverse parti del cielo. E al verso 52, secco vapor non sorge più avante che al sommo di 3 gradi che io parlai, dove al vicario di Pietro le piante. Cioè, non sorge un vapore secco più avanti che al sommo dei 3 gradini che io nominai prima, dove il vicario di Pietro, quest'angelo, ha appoggiate le piante dei piedi. Trema forse più giù poco assai, cioè forse più giù nell'antipurgatorio trema un poco o prima, ma per vento che in terra si nasconde non so come, quassù non tremo mai. Però a causa di un vapore, no? Di un vento che si nasconde sottoterra, che era, come vi dicevo, la causa, secondo la fisica dell'epoca, delle perturbazioni fisiche, non so come, non so la causa, e questo enfatizza il carattere soprannaturale appunto di questa mancata alterazione atmosferica nel purgatorio, quassù non tremò mai. E ora sì, al verso 58, questo spirito passa a rispondere a quello che domandò Virgilio, che è perché tremò. Tremaci quando alcun'anima monda sentesi, sì che surgo che si muova per salir su, e tal grido seconda. Cioè, trema qua, sì, quando un'anima si sente del tutto monda, cioè pulita, in modo che si alza o si muove per salire in paradiso, e il grido che avete sentito asseconda, urlando la gloria, questo terremoto. Quindi, innanzitutto, veniamo a sapere che un terremoto, non a caso, evento coincidente con quello che accompagnò la morte e la resurrezione di Cristo, si sente in tutta la montagna ogni volta che una singola anima ha finito la sua purgazione ed è pronta per andare in paradiso. E il grido che Dante aveva sentito corale accompagna questo terremoto, perché evidentemente attraverso di esso tutte le anime dei penitenti vengono a sapere che qualcuno è pronto per andare in paradiso, e quindi godono insieme coralmente della gioia di un compagno di penitenza. Qualcuno? Ah, mi sembrava, no. Mi sembrava che qualcuno avesse alzato la mano, ma era un errore mio. E adesso al verso 61, quest'anima aggiunge una cosa veramente stupenda, e cioè spiega come vengono a sapere le anime che sono pronte per lasciare il purgatorio e andare in paradiso, ed è un modo del tutto intimo, senza alcun intervento di un angelo o di qualche altra autorità che annuncia loro: sono passati tanti secoli, hai finito, sei libero. Al verso 61, della mondizia sol voler fa prova, che tutto libero a mutar col vento l'alma sorprende e di volerle giova. Allora, di questa mondizia, cioè della purezza appena acquisita, fa prova solo il volere, cioè la volontà di salire. Volere che del tutto libero a cambiare compagnia, a mutar col vento, sorprende l'anima, e di questa volontà libera le giova, la beneficia. Cioè l'anima sa di essere pronta per salire in paradiso perché sente il desiderio libero di salire.
Scusate, quasi anticipandosi a una domanda di questi due pellegrini di cui non conosce l'identità, che poteva essere: ma come, prima non vogliono andare in paradiso le anime? Chiarisce appunto questo spirito al verso 64: prima vuol ben, ma non lascia il talento che divina giustizia, contravoglia, come fu al peccar, pone al tormento. Cioè, prima vuole il bene. Ed è come se ricordasse questa spiegazione che Marco Lombardo ha dato nel canto sedicesimo, cioè che ogni anima nasce con un istinto naturale che gli fa desiderare il piacere. Ma questa tendenza naturale, questo volere il bene, è impedito di appunto avviarsi verso il paradiso a causa del talento, cioè di un volere relativo che contra questa voglia, contro questo volere generale, glielo impedisce perché la divina giustizia mette in ogni anima che ha la tendenza e la volontà di andare verso l'alto, mette un'altra volontà relativa, condizionata, che gli fa desiderare il tormento nella stessa misura in cui una voglia durante la vita lo portò a peccare, in senso opposto alla voglia generale di fare il bene. Si capisce? Questo è un momento in cui mi manca molto la lavagna, perché io di solito faccio dei disegni, ma i disegni che di solito faccio sono così. Sono due cerchi, insomma, con una freccia verso l'alto, che significano un cerchio. La tendenza verso il bene che, secondo ci ha spiegato Marco Lombardo, in vita ci porta istintivamente verso l'alto. E nell'altro cerchio, la freccia verso l'alto, diciamo, rappresenta la voglia che, in continuità con quella del mondo, le anime hanno di andare in paradiso, che è sempre la stessa tendenza verso l'alto. Quindi da una parte è quello che succede in vita, dall'altra parte è quello che succede nel purgatorio, ormai nell'aldilà. Ma dentro questi cerchi grandi che hanno la freccia verso l'alto, di solito disegno un cerchio più piccolo con una freccia verso il basso, che nello schema che rappresenta la volontà in vita, rappresenta questo cerchio piccolo la tendenza verso il basso del peccato, e nell'altra cerchio, in quello che rappresenta la volontà nell'aldilà, è questa volontà di rimanere nel purgatorio a purgarsi, che la giustizia divina mette in ogni anima dei penitenti e che equivale in quantità di tempo alla quantità della tendenza verso il peccato che in vita non permise di fare sempre il bene. E quindi è come se, esistendo sempre questa tendenza verso l'alto, le anime del purgatorio avessero dentro di sé questa voglia di continuare a soffrire finché non annullano completamente la tendenza verso il peccato che avevano portato come debito dalla prima vita. Si capisce? Anche senza la lavagna ce la siamo cavati. Quindi, vedete la perfezione della giustizia divina con i salvati, a differenza della giustizia divina verso i dannati, no? Che è chiaramente, diciamo, un contrappasso non desiderato, del tutto sterile, che debbono addirittura dei diavoli, altri personaggi garantire, perché se fosse per le anime dell'inferno cercherebbero di evitare queste
queste torture, mentre invece le pene del purgatorio sono desiderate dai penitenti nella stessa misura in cui hanno desiderato il peccato in vita, ed è come se sentissero questa tensione tra la volontà di andare verso Dio e la volontà di purificarsi per meritare di essere davanti a Dio. E quindi quando l'anima sente solo la freccia verso l'alto, solo la volontà di andare verso l'alto senza nessuna volontà di soffrire, scopre che può farlo, che ha già finito la purgazione. Va bene? Allora, dopo aver spiegato tutto questo, quest'anima informa Dante Virgilio, sempre senza sapere con chi sta parlando, che in questo caso il terremoto che hanno appena sentito i pellegrini, si era dovuto a che lui stesso ha appena finito la sua purgazione. Quindi al verso 67, e io che sono giaciuto a questa doglia 500 anni e più, pur mo sentii libera volontà di miglior soglia. Però sentisti il tremoto e gli pii spiriti per lo monte render lode a quel Signor che tosto su l'invii. Cioè io che sono stato sdraiato in questa doglia, in questo dolore, no? Tra questi corpi di questa quinta cornice, più di 500 anni, quindi un'anima che sappiamo ora non è un contemporaneo di Dante, come tante altre che abbiamo visto, ma è antico. Solo ora, pur mo, ho appena sentito la volontà libera di un miglior traguardo. Perciò hai sentito il terremoto e gli spiriti pii che attraverso tutto il monte rendevano lode a Dio che li invii il più presto possibile su. Quindi, finita tutta questa risposta, al verso 73, Dante commenta: così ne disse, e però che il si gode tanto del ver quanto è grande la sete, non saprei dire quant'el mi fece prode. Cioè, così ci disse, e siccome si gode tanto del bere quanto più grande è la sete, io non saprei dire quanto beneficio mi diede, cioè quanto io godetti della risposta. Cioè, essendo questa domanda di Virgilio corrispondente a questa curiosità acutissima di Dante, la più intensa che abbia mai provato, anche la soddisfazione di questa risposta fu di ineffabile piacere. Allora io direi che possiamo fare la pausa ora, visto che poi inizia un'altra spiegazione. Come al solito, facciamo 5 minuti durante i quali, se avete dei dubbi, potete inviarli sulla chat. Grazie, a dopo. Tante Allora, non ci sono domande sulla chat, quindi se siete d'accordo, riprendiamo dal verso 73. Perdón, yo puse una pregunta, la voy a hacer en Ah, no sé si se lee ahí o no sé cómo es. Yo puse, ¿las almas deben purgar todos los pecados, aunque no sean los más propios de ellas? ¿Deben someterse a todos los contrapasos? Una vez que se sienten puras, ¿se suspende este camino por las cornisas y las penitencias y marchan directo al paraíso? Es decir, supongamos que el pecado principal de alguien sea la envidia, ¿debe purgar y hacer la penitencia de todos los pecados, solo de la envidia? Me quedó esa duda a través de lo que dijiste. Bene, allora, intanto non so perché io non vedo questa domanda sulla chat e questo mi preoccupa perché forse ci sono altre cose che non vedo. Ah, Però sì. va bene, o forse lei l'ha inviata senza rendersi conto Ha solo ad inviato a una me, l'ha inviata l'amministratore. persona. Ah, ho capito. Ah, Bene, perdona. allora ecco, almeno ho finito un mistero. Bene. Con questa domanda che lei si pone è una domanda molto lecita che verrà soddisfatta
da questo personaggio che Dante conosce qua, perché siccome è un personaggio che ha finito la sua penitenza, come appena dichiarato, è il solo personaggio di tutto il libro in questa situazione, cioè è l'unico penitente che è già del tutto puro per andare in paradiso, appunto a partire da come si comporterà questo personaggio, noi lettori verremo a sapere com'è questo passaggio tra la immondizia totale, cioè la purezza, e il paradiso. E infatti una delle cose a cui io avevo accennato a proposito della generalizzazione che ora veniamo a sapere ha questo profilare dei P sulla fronte, è che, come si vede poi appunto da questo personaggio che accompagnerà Dante e Virgilio fino all'Eden, che ogni personaggio deve subire il contrapasso dei peccati verso i quali ha avuto una tendenza individuale. Di tutti gli altri deve passarci e vedere come sta facendo Dante, e cioè riflettere sul peccato, ma siccome non ha dentro di sé una tendenza individuale verso quel peccato, non deve subire il contrapasso. E questo lo vedremo appunto per come si comporterà quest'anima da ora in poi nel resto della narrazione. Va bene? Muy bien. Yo, perdón, yo pregunté más o menos lo mismo y se fue al Instituto Italiano. Ahí fue. Entonces, la primera era, perdón que hablo en castellano, después del terremoto no suben directamente al paraíso, siguen o suben directo. O sea, es un poco lo mismo que preguntó la persona antes. Intanto non salgono in volo, non è che cominciano dalla cornice dove sono, partono in volo, non fanno questo. Ah, perfetto. Continuano a camminare, ma non debbono più trattenersi a subire le pene delle altre cornici. Evidentemente, siccome quest'anima ha appena detto io sono stato più di 500 anni qua e solo ora, quando voi avete sentito il terremoto, mi sono sentito libero, ho sentito la libertà, la libera volontà di andare oltre, capiamo che degli ultimi due peccati, gola e lussuria, non si è macchiato individualmente, per cui non deve ancora soffrire queste pene che sono nelle ultime due cornici, ma deve comunque camminare fino all'Eden con Dante e Virgilio, e come vedremo nei prossimi canti, deve anche, e quindi devono tutte le anime, fare una serie di rituali per essere pronti a volare in paradiso. Muy bien, y la última pregunta para saber si se me escapó algo a mí. En realidad todavía no sabemos por qué Estacio está en esta cornisa, que es la de los avaros y los pródigos. No, o sea, todavía no sabemos esto, no sabemos nemmeno Estacio. No sabemos finora nemmeno se es quién, no ha ancora detto il suo nome. Muy bien. Muy bien. Perché è stato tanti secoli in questa cornice, lo sapremo la settimana prossima. Muy bien. Una pregunta más y es acerca de 500 años, nos suena terrible a nosotros. ¿La intención es que suene una cantidad terrible de tiempo o no? No sé, que esta persona haya estado 500 años purgando a uno de afuera, Dios mío. Sì, allora, certo, vi ricordate che nel canto undicesimo del Purgatorio, appunto, quando Dante trova Uderisi da Gubbio e riceve questo magistero sul carattere effimero della fama, Stazio gli dice tra 1000 anni che differenza ci sarà se tu fossi morto bambino balbuziente che se tu portassi a termine la tua opera. E dice, e qui anche se la tua fama durasse 1000 anni, non è che un battito di palpebre in confronto con l'eternità. Ah, e quindi, diciamo, quello che esplicitamente si dice nel libro più volte è che una qualsiasi misura del tempo umano
non è niente in confronto con l'eternità. Ora, è vero che in questo episodio, quando questo personaggio dice io sono stato più di 500 anni qua e solo ora ho sentito questa libera volontà, chiaramente sta volendo enfatizzare che è stato lì molto tempo e che casualmente o provvidenzialmente, perché ora vedremo quello che accade, proprio nel momento in cui Dante e Virgilio stanno visitando quel posto, lui ha sentito la libera volontà di continuare. E quindi in qualche modo sta enfatizzando, guardate che caso, che io sono stato in questa cornice più di 500 anni, poi ora quando sapremo chi è e quando visse, vedremo che evidentemente è stato in un'altra cornice più tempo, altrimenti insomma i conti non tornano, ma che proprio ora, mentre Dante e Virgilio passano, quindi in mezzo a questo evento del tutto inconsueto, cioè che un'anima del limbo e un'anima di un uomo vivo stanno percorrendo la cornice, proprio in quel momento quest'anima si sente libera e comincia a camminare con loro. Va bene? Muy bien. Solo decirle che los chats se van todos, no hay manera de no sacarlos del Instituto Italiano de Cultura. Les acabo de pedir a ellos que lo hagan. No hay manera ni de escribirle a todos. Lo estoy haciendo. Le va todo al es vero. Sí, le aviso. Sí, lo aviso. Que pasa es que recuerde, Leonor, que sí. Hoy no sé el motivo por el cual yo no le pude dar la capacidad de, digamos, de la autoridad a Claudia. No entiendo por qué esta computadora no me lo ha permitido. Ahora después voy a estudiar qué es lo que pasó. Perfecto, y por gracias, eso estoy yo gracias. Acá permanentemente siguiendo el evento y controlando los micrófonos, pero Alice, no tengo idea. Alice, no creo que sea un problema del tu computer, porque anche noi non riusciamo a mandare messaggi a tutti come di solito riusciamo a fare. Deve essere un problema dello Zoom oggi. Nemmeno io posso mandare. Guarda, oggi era una giornata speciale, l'ho raccontato alle persone che erano presenti al momento di iniziare la lezione, in cui Zoom aveva avvisato che avrebbe fatto dei lavori dentro il sito. Per esempio quello che noi utilizziamo per la newsletter ha avvisato proprio in questo momento anche che dal 22 al 24 avrebbe fatto lo stesso tipo di lavori. E quindi deve essere questo. Purtroppo, allora. Sì, deve essere questo. Allora Alice, mi fai una cortesia, se ci sono delle domande per me che tu riesci a leggere, me le puoi leggere ad alta voce? Sì, c'è una qua che dice al lato dell'eternità 500 anni non è nada, e poi dice, bene, quella che ha raccontato già Adri.how, las almas deben purgar, ce n'è un'altra che dice las almas después del terremoto suben directamente al paraíso, punto uno. Punto dos, todavía no sabemos por qué Estacio está, esperate que se me corrió, sí, está en la cornisa de avaros y pródigos. Sí. Allora grazie, erano queste quelle che ho già cercato di rispondere, va bene? Bene, grazie Alice. Allora andiamo avanti al verso 76. Quest'anima ci aveva messo un bel po' di tazzine, no? A dire quali cause naturali non possono incidere nell'atmosfera del purgatorio, e poi ha spiegato che perché trema il monte lì, che lui è stato in quel caso la causa di questo terremoto. E quindi Virgilio fa una sorta di riassunto di tutto quello che ha detto quest'anima, al verso 76, e il savio duca, ormai veggio la rete che qui vimpiglia e come si scalacchia, perché ci trema e di che congaudete. Cioè, ormai ho visto quello che vi trattiene qua, cioè la rete che qui vi impiglia, cioè questa volontà condizionata di soffrire i tormenti finché non si è pronti,
e come ci si libera, cioè attraverso questa volontà libera che sorprende l'anima, gli annuncia che è finita la guerra e che si può andare alla pace. Perché trema qui il monte e di che cosa godete voi tutti insieme e lo manifestate attraverso questo urlo di gloria. Ora, sapute queste cose, dice Virgilio al verso 79, ora chi fosti, piacciati chi io sappia, e perché tanti secoli giaciuto qui sei, nelle parole tue mi cappia. Cioè, ora abbi il piacere di dirmi chi fosti, cioè chi sei stato, e perché sei giaciuto, cioè sei stato qui tanti secoli, che le tue parole includano nella risposta. E quindi qui quest'anima comincia a presentarsi innanzitutto, e come vedremo non arriverà a rispondere alla seconda domanda, cioè perché è stato tanto tempo in questa cornice, perché ci sarà una parte della sua presentazione che diciamo desterà una scena in attesa, e quindi il canto finisce solo con quella presentazione e questa scena bellissima che viene adesso. Quindi al verso 82, nel tempo che il buon Tito con l'aiuto del sommo regge vendicò le fora onde uscì il sangue per Giuda venduto, col nome che più dura e più onora era io di là, rispose quello spirito, famoso assai, ma non con fede ancora. Cioè innanzitutto dice quando visse, si riferisce al primo secolo dopo Cristo attraverso questo grande evento della distruzione del Tempio di Gerusalemme da parte di Tito Flavio Espesiano, che dice nel tempo in cui il buon Tito, dice quest'anima, con l'aiuto di Dio, del sommo re, vendicò le ferite dalle quali uscì il sangue commerciato da Giuda Scariotto, quindi nell'epoca di Tito, primo secolo dopo Cristo, io ero di là nel mondo con il nome che più dura e più dà onore, cioè il nome di poeta, molto famoso, ma ancora senza fede cristiana. Subito dopo, al verso 88, tanto fu dolce mio vocale spirito che Tolosano a sé mi trasse Roma, dove mertai le tempie ornar di mirto. Cioè, il mio canto fu così dolce che sebbene io fossi tolosano, nato a Toulouse, Roma mi trasse a sé, dove meritai di ricevere la corona di mirto dei poeti. Adesso vediamo chi è, raccontiamo un po' di questo personaggio. Al verso 91, Stazio, la gente ancor di là mi noma, cantai di Tebe e poi del grande Achille, ma caddi in via con la seconda soma. Cioè la gente ancora mi nomina là, cioè nel mondo, Stazio, cantai di Tebe, quindi scrissi la Tebaide, e poi del grande Achille, l'Achilleida, ma morì prima di portare a termine il secondo incarico, prima di finire appunto l'opera su Achille. Stazio effettivamente, come lui stesso dice qua, era molto famoso nel Medioevo ed è effettivamente una fonte importante del poema dantesco, perché sapete che Dante, non leggendo il greco, non ebbe accesso diretto a tante opere che parlano per esempio di Tebe. Tutto quello che sa delle storie di Tebe le sa attraverso appunto la Tebaide, un poema in 12 libri che scrisse appunto Stazio. Dell'altro, su Achille invece, portò a termine solo il primo libro e alcuni versi del secondo e poi morì. Il fatto che sia nato a Toulouse
come dice Dante al verso 89, sembra dimostrare che Dante lo confondesse con un altro poeta stazio di qualche generazione precedente, come del resto sembra che tutti i medievali confondessero. E Stazio quindi ha appena detto quando visse, facendo un riferimento chiaramente alla storia della Chiesa, cioè la distruzione di Gerusalemme come giustizia divina attraverso il braccio di Tito della morte di Cristo, poi disse che fu poeta famoso incoronato a Roma, poi disse il proprio nome, la propria opera. E qui, diciamo, la domanda che aveva fatto Virgilio sarebbe appagata, no? Ma a Stazio non basta dire quello definendo se stesso, ma si prodiga in questi versi che leggiamo ora. Ricordiamo, per apprezzare il valore di questa scena, che Stazio non sa che sta parlando con Dante Virgilio, sa soltanto che sta parlando con un vivo e con uno destinato al limbo. E quindi al verso 94 aggiunge alla sua presentazione: al mio ardor forse me le faville che mi scaldar della divina fiamma onde sono allumati più di mille, dell'Eneida dico, la qual mamma fummi e fumme notrice poetando, sanz'essa non far mai peso di dramma. Cioè, al mio ardore poetico furono seme le scintille che mi riscaldarono della fiamma divina dalla quale sono illuminati più di mille poeti. Sto parlando dell'Eneide, che fu la mia mamma e fu la mia nutrice insegnandomi la poesia, quindi che mi fece poeta, perciò dice fu la mia mamma, e che mi alimentò come poeta. Senza essa, cioè senza l'Eneide, io non avrei scritto niente di peso. Dramma era un'unità di peso equivalente a circa 4 grammi, quindi senza l'Eneide niente di quello che io ho scritto avrebbe un'importanza notevole. E aggiunge questa terzina che ha destato fin dall'inizio della secolare lettura di Dante grande perplessità nonché scandalo, perché afferma al verso 100 Stazio: e per essere vivuto di là quando visse Virgilio assentirei un sole più che non deggio al mio uscir di bando. Cioè, per aver conosciuto Virgilio, per essere vissuto al mondo quando visse lui, darei un altro anno, cioè un giro di sole, di quanto non devo al mio uscire dall'esilio. Cioè sarei disposto a fare un altro intero anno di purgatorio e di ritardare di un anno la visione di Dio pur di aver conosciuto Virgilio. Perché questo ha destato perplessità e addirittura scandalo? Perché quest'unico personaggio che è già puro e che può andare in paradiso, che ha la sua volontà del tutto libera, senza nessun'altra volontà condizionata di rimanere fuori dal paradiso, esprime liberamente, senza sapere che sta parlando con Virgilio, un ultimo desiderio umano, molto nobile chiaramente, ma sempre della sfera degli affetti umani, di aver conosciuto il suo grande maestro Virgilio, che lui sa che non è destinato alla salvezza. Quindi c'è anche questo problema in questa terzina, che quando lui dice per aver conosciuto lui, per essere vissuto quando visse lui, ci sono discussioni se lui non stesse addirittura dicendo prima di Cristo, no?
perché altrimenti dovrebbe essere per aver potuto salvare Virgilio, insomma. E quindi al verso 103 sono finite queste parole e Virgilio, davanti a questa euforia nei confronti della sua opera e della sua persona, da parte di qualcuno che è inconsapevole di star parlando con lui, con il pudore e la sobrietà che lo caratterizza, indica a Dante di non dire a Stazio che sta parlando proprio con lui. Quindi al verso 103 inizia una sorta di commedia di equivoci, dove straordinariamente, non per l'unica volta, ma quasi, il Dante personaggio sorride nel viaggio, e che non a caso è una scena legata a questa condizione di nuova libertà acquisita che ha un'anima. Al verso 103, allora, volser Virgilio a me queste parole con viso che tacendo disse: taci, ma non può tutto la virtù che vuole, che riso e pianto sono tanto seguaci alla passione di che ciascun si spicca, che men seguon voler nei più veraci. Cioè Virgilio rivolse a me queste parole con un gesto del viso che disse taci, mentre lui taceva, ma la volontà, cioè la virtù che vuole, non può far tutto, già che il riso e il pianto seguono da vicino la sensazione da cui emergono, in modo che nei più sinceri seguono meno il volere. E cioè Dante sta dicendo, Virgilio mi ha fatto un cenno di tacere, ma io, essendo sincero, non potei evitare di sorridere. E infatti, al verso 109, io pur sorrisi come l'uomo che ammicca, perché l'ombra si tacque e riguardommi negli occhi che il sembiante più si ficca. Cioè io, nonostante, diciamo, questa indicazione di Virgilio, sorrisi involontariamente, molto velocemente, come chi ammicca, per cui l'ombra tacque perché avvertì questo riso che lampeggia nel viso di Dante, e mi riguardò negli occhi dove è più è chiaro il sembiante, e verso 112, se tanto lavori in bene assommi, disse, perché la tua faccia te stese un lampeggiar di riso dimostrommi? Cioè, pensate al povero Stazio che appena espresso con grande commozione il suo amore per l'Eneide, per Virgilio, che vede che Dante ride davanti a questo, no? Allora sta dicendo, scusa, ma in nome che tu possa portare a termine tanta fatica, no? Attraverso questo sé desiderativo. Dimmi perché proprio ora la tua faccia mi ha fatto vedere un lampeggiare di riso. E allora qua al verso 115 il povero Dante è tirato dalle due parti, cioè da Virgilio che gli ha fatto un cenno di tacere e da questo che è, insomma, gli sta chiedendo qual è la causa del suo sorriso. E vedete come c'è una serie, tra il verso 116 e il 120 c'è una serie di enjambement incatenati che rendono proprio tesa. Scusate, Alice? Ma noi siamo un po' costretti perché il ministro... Vabbè, allora... Dante è tirato dalle due cose, no? Dalla volontà di Virgilio e dalla volontà di Stazio, e rende attraverso questa serie di enjambement la tensione che c'è appunto tra la sintassi della frase e la misura del verso. Quindi sentite, adesso lo leggiamo tutto di seguito, sentite questa tensione che quasi impedisce di leggere ad alta voce.
i versi. Io sono da una parte d'altra preso. L'una mi fa tacere, l'altra scongiura che io dica, ond'io sospiro e sono inteso dal mio maestro, e non aver paura, mi dice, di parlare, ma parla e digli quel che dimanda con tanta cura. Allora, Dante qua intanto passa al presente. Finora stava narrando al passato remoto, come è il suo solito, ma in questo momento drammatico in cui non sa che fare, passa al presente, dice: io sono ora preso da una parte e dall'altra. L'una, cioè Virgilio, mi fa tacere, l'altra mi scongiura finché io parli, per cui io sospiro e sono capito da Virgilio, dal mio maestro, e non aver paura, mi dice, di parlare, cioè Virgilio permette a Dante di parlare e digli quello che sta domandando con con tanto affetto, con tanta cura. E quindi al verso 121, ond'io, forse che tu ti maravigli, antico spirito, del ridere che io fermo, ma più d'ammirazione vo che ti pigli. Cioè Dante dice, forse tu ti sorprendi, dice a Stazio, spirito antico, del riso che io feci, ma ora voglio che ti prenda un'ammirazione ancora più forte. Questo che guida in alto gli occhi miei è quel Virgilio, da quel tutto gli esti, forte a cantar degli uomini e di dei. Cioè, beh, si capisce, no? Quello che sta portando la mia vista verso l'alto è quel Virgilio dal quale tu hai preso, vedete che questo verbo togliesti del verso 125 è lo stesso che Dante aveva usato nel primo canto dell'Inferno per dire a Virgilio: tu sei il mio maestro, il mio autore, tu sei il solo da cui io tolsi, stesso verbo, lo bello stilo che mi ha fatto onore. E questo è interessante, credo, questa, diciamo, coincidenza tra il verbo di cui si serve Dante per parlare dell'importanza che ebbe Virgilio per lui e per Stazio, perché in qualche modo questo sembra di essere un apprendimento anche per Dante, che da ora in poi dovrà condividere Virgilio con un altro discepolo. Finora ha avuto, diciamo, la attenzione esclusiva del maestro, ma proprio in quest'ultimo percorso che debbono fare insieme, Virgilio, come vedremo, darà molta retta a Stazio, perché avendo condiviso un'epoca, una lingua, eccetera, da ora in poi cammineranno Virgilio dopo Stazio e un po' indietro Dante. E quindi è quasi una preparazione per la separazione che tra un po' ci sarà dal maestro. E Dante appunto gli dice: quel Virgilio dal quale tu hai preso la forza per cantare degli uomini e degli dei. Importante cosa, no? Perché noi abbiamo visto Stazio che è salvo, che sta addirittura andando in paradiso. Ha appena detto che lui, quando era poeta, era molto famoso, ma ancora non aveva fede cristiana, e Dante, che ha letto i poemi di Stazio, ricorda che Stazio cantò degli dei falsi e bugiardi, non del vero Dio, nei due poemi, va bene? Questo rimane qui come un problema ancora irrisolto e se ne parlerà nel canto prossimo. E quindi Dante continua al verso 127: se cagion altra al mio rider credesti, lasciala per non vera ed esser credi quelle parole che di lui dicesti. Cioè, se tu hai creduto che il mio sorriso si dovesse a un'altra causa, abbandonala per non vera e credi che la causa sono state quelle parole che hai detto di lui senza sapere che lui era davanti a te. Ma chiaramente, quando ha sentito il nome di Virgilio,
prima ancora che Dante finisse di parlare, già si stava chinando Stazio per abbracciare i piedi del maestro. Già si inchinava ad abbracciarli i piedi al mio dottor, ma egli disse: frate, non far, che tu sei ombra e ombra vedi. Virgilio gli dice: non farlo, fratello, no? Che è il solito vocativo che usano le anime. L'aveva usato, vi ricordate, Adriano V quando aveva visto che Dante si stava chinando, inginocchiando per parlare con lui, quindi rimettendo allo stesso piano tutti i fratelli, figli di Dio. Fratelli, fratello, non farlo, che siamo ombre, e cioè non riusciremo ad abbracciarci. Ed è sorgendo, quindi Stazio mettendosi di nuovo in piedi, al verso 133, or puoi la quantitate comprender dell'amor che a te mi scalda, quando io dismento nostra vanitate, trattando l'ombre come cosa salda. Cioè, ora puoi capire quanto è grande l'amore che mi unisce a te, quando io dimentico che siamo ombre intangibili, e mi comporto come se avessimo ancora il corpo. Allora, questo bellissimo episodio che presenta Stazio, che come vi dicevo sarà un personaggio che accompagnerà i pellegrini fino alla fine, insomma, del percorso purgatoriale, è un personaggio molto importante perché svolge una serie di funzioni. Intanto, come abbiamo cominciato a capire oggi, ma soprattutto capiremo la settimana prossima, è chiaramente segno della volontà del Dante scrittore di rendere un ulteriore omaggio al maestro che si aggiunge ai tanti che gli ha già fatto. Poi svolge chiaramente, come dicevamo, una funzione didattica, perché a partire da questo personaggio noi capiamo come finiscono la purgazione tutte le anime. E poi attraverso tutte le citazioni evangeliche che abbiamo notato all'inizio, attraverso diciamo l'apparizione di quest'anima come Cristo nella via di Emmaus già risorto, e attraverso queste urla di gioia che unanimemente fanno tutte le anime, capiamo che ogni volta che un'anima è in grado di andare in paradiso è come se Cristo risorgesse di nuovo. Cioè l'intero purgatorio ricorda il sacrificio di Cristo, la sua rinascita in ognuno dei penitenti che è pronto a raggiungerlo. Allora, se siete d'accordo, lo rileggiamo, a meno che abbiate qualche dubbio, ma questa seconda parte del canto credo sia più facile delle altre. Scusa Claudia, si può parlare di umiltà nel caso di Stazio? Che è una persona umile perché ringrazia tanto il suo maestro. Sì, senz'altro. Dunque, tutti i penitenti devono aver avuto un'umiltà importante per il pentimento, e Stazio, sì, senz'altro è umile, ciò nonostante lui, diciamo, nel presentarsi dice che fu famoso, che fu incoronato a Roma, no? Che chiaramente non è un atto di superbia, ma non è neanche un atto marcato per l'umiltà, no? Ma effettivamente in questo soprattutto in questa terzina nella quale dichiara di essere disposto a essere un anno in più fuori dal paradiso pur di aver conosciuto Virgilio, c'è un tratto caratteriale che forse capiremo meglio la settimana prossima, quando sapremo perché Stazio è stato questi 500 anni in questa cornice, no? È un argomento di cui io mi sono occupata, ho scritto un articolo su questo incontro,
Però diciamo non ho osato oggi durante l'esposizione condividere la mia ipotesi perché non sono affatto sicura che sia vera. Io cerco di trasmettere a voi quello che è la critica autorizzata a, insomma, come idee praticamente condivise da tutti. Ma io sono del parere infatti che Stazio abbia un atteggiamento prodigo, e cioè eccessivamente riconoscente verso Virgilio, e infatti a mio avviso nel canto 22esimo ci sono alcune spie testuali di una sorta di correzione che Stazio fa, che Virgilio farà a Stazio per quel che riguarda questa riconoscenza estremistica. Grazie Claudia. Prego. Una domanda. Ma Stazio non fu un poeta cristiano? No, infatti Dante ha appena detto, tu hai scritto degli dèi. Stazio stesso ha detto, io ero molto famoso ma ancora senza fede, e infatti questa sarà una delle cose che domanderà Virgilio nel prossimo episodio, gli domanderà, ma da quello che io ne so, tu mentre scrivevi non credevi all'io cristiano, come mai sei qua? Però non vi spoileo la risposta, che è meravigliosa. Sì, ma perché Stazio può andare al paradiso e no Virgilio? Virgilio. Lo è una sorta di ingiustizia lì. Perché è nato dopo il nascimento di Cristo. Attenzione. Non, intanto Dante direbbe, come viene detto a lui nel canto 19esimo del paradiso, come volete giudicare voi con la vista corta di un palmo l'insondabile via della giustizia divina. Ma comunque il caso di Stazio in particolare verrà chiarito la settimana prossima, quindi in questo caso avremo una risposta anche comprensibile da parte di noi umani, va bene? Poi nel paradiso vedremo altri casi che ci faranno tornare a questa domanda che ha posto Enrico, che in altri termini pone il Dante pellegrino stesso nel cielo di Giove all'aquila che rappresenta la giustizia. Dobbiamo aspettare un altro anno. Che è un anno di fronte all'eternità? Claudia, per cortesia, puoi spiegare meglio la relazione tra le anime che salgono in cielo e Cristo risorto? Sì, dicevo che così come, non so se vi ricordate, nel canto che abbiamo letto la settimana scorsa, vi ricordate che attraverso la profezia che fa Ugo Capeto sul futuro del rapporto tra la Casa di Francia e i Papi, annuncerà questo schiaffo di Anagni, questa offesa fatta dal re di Francia al Papa Gaetani, no? a Bonifacio VIII, come se Cristo morisse di nuovo, no? Vi ricordate che ci sono queste terzine dove si dice che di nuovo il fiele, di nuovo la croce nel suo vicario, no? Come se Cristo soffrisse di nuovo la passione quando un suo rappresentante nel mondo, come un papa, subisce un'offesa così grave come quella subita dal papa. E perché metto in rapporto questo con questa domanda? Perché fa parte di una mentalità che è una mentalità, diciamo, tradizionale, che possiamo vedere nella Bibbia, nel Nuovo Testamento e anche nella Commedia, secondo cui certi eventi
si ripetono nella storia e sono metaforicamente lo stesso evento. Quindi è come se quando c'è un'offesa a un papa così forte, Cristo morisse di nuovo e soffrisse di nuovo. E nello stesso modo, quello che ci dice questo terremoto è che ogni volta che un'anima riesce a tornare in paradiso, si purifica, Cristo rinasce di nuovo. E quindi la terra trema come tremò allora. Va bene? È un tipo di pensiero miracoloso. Io vi ho annunciato fin dalla settimana scorsa e all'inizio di questa lezione che la risposta sulle cause del terremoto erano soprannaturali, vero? Quindi chiaramente le nostre risposte non sono del tutto soddisfacenti razionalmente. Fa parte del piano provvidenziale che la terra ricordi con la stessa violenza d'amore la resurrezione di ogni anima, come la resurrezione di Cristo che aprì le porte per la resurrezione di ogni anima. Grazie. Prego. Lo rileggiamo allora? Qualcuno dice, René dice che Dante non è giusto con il maestro. René, ti puoi spiegare perché con Virgilio Dante direbbe non dipende da me la giustizia, dipende da Dio. Dante è testimone della giustizia, no? Sì, sì, ma io non vengo dalla religione, perciò penso che Dante è ingiusto con il suo grande maestro, tanta ammirazione, tanta bellezza di Virgilio, e lo lascia nell'inferno. No, non mi piace. No. Allora, un attimo. Lo so, Claudia. No, René, io capisco il mio problema. Questo che tu dici è quello che Dante vuole che noi sentiamo, chiaramente. Cioè, lasciamo da parte la religiosità, pensiamo a questo libro come un romanzo scritto da uno scrittore che, come tu dici, decide dove vanno a finire i personaggi. Questo effetto di lettura, no? Cioè il fatto che noi diciamo questo maestro, tanta bellezza, tanta gratitudine, questo è prodotto di questo romanzo. Noi non amavamo Virgilio prima di incontrarlo nella selva oscura. Non è il Virgilio autore dell'Eneide, quello che noi amiamo, è il Virgilio personaggio di questo libro. Quindi Dante ha voluto che noi sentissimo questa apparente ingiustizia, che il personaggio che più amiamo, come appunto Virgilio, non sia salvo. E vuole che lo sentiamo perché vuole insegnarci qualcosa. Vuole insegnarci l'umiltà, che implica accettare che la giustizia divina esiste ed è perfetta e che dobbiamo accontentarci di sapere che esiste, anche se i suoi criteri non coincidono con la nostra parziale, imperfetta, limitatissima percezione di giustizia umana. E questo che io sto dicendo è esplicito nel Paradiso, non è che me lo sto inventando. Quindi anche pensando in questi termini che io cerco sempre di ricondurre alla mentalità medievale, e cioè Virgilio fu dannato da Dante, anche pensando in questi termini dobbiamo chiederci perché ci fa questo dolore, questa sensazione di ingiustizia, la morte eterna di Virgilio e non di Omero, di Ovidio, di un altro personaggio. Perché Dante costruì questo eroe destinato alla dannazione, nonostante sia il più grande eroe del libro. E quindi dobbiamo ammettere che Dante fa di noi quello che vuole. Chiaramente è un poeta che non ha limiti, no? Quindi dobbiamo chiederci
che cosa Dante ha voluto insegnarci attraverso questa apparente ingiustizia nei confronti di Virgilio. E di questo avremo modo di parlare, come vi dicevo, l'anno prossimo, perché il Dante personaggio sente anche lui questo dolore con il quale ci identifichiamo noi, perciò domanderà appunto quali sono i criteri per cui chi non ha potuto conoscere Cristo non è salvo. Lo domanderà lui e riceverà una risposta meravigliosa, ma non vi posso anticipare il paradiso. Va bene? Benissimo, grazie. Claudia, benissimo. Tante grazie. Prego. René mi dice di sì con condiscendenza, ma non è per niente soddisfatta della mia risposta. Vabbè, sei con il microfono spento, René. Allora, io pregunto, tenía idea de que estaba, de que era un personaje del limbo, el Virgilio, no del infierno. El limbo está fuera del infierno. No, el limbo es dentro del infierno. Mi dispiace darvi questa notizia, ma è dall'altra parte, è dall'altra parte del fiume Acheronte, quindi è parte dell'inferno. Sì, non ricordava, grazie. No, e sono le cose che uno vorrebbe dimenticare, però è così, purtroppo è così. Sì, grazie. Claudia, ti ringrazio moltissimo, sei stata bravissima, mi piace moltissimo sempre ascoltarti, per favore. No, René, era uno scherzo, però io lo so che abbiamo tutti dentro questa ribellione nei confronti della sorte eterna di Virgilio. Sì, lo so, però è qualcosa che Dante vuole che noi sentiamo, no? E quindi una qualche motivazione terapeutica ha questa sua volontà, va bene? Ho capito moltissimo, bravo. Bene, lo rileggiamo allora. La sete natural che mai non sazia se non con l'acqua della femminetta samaritana domandò la grazia. Mi travagliava e pungeami la fretta per l'impacciata via dietro al mio duca e condoleami alla giusta vendetta. Ed ecco, siccome ne scrive Luca che Cristo apparve a due che erano in via, già surto fuor della sepolcral buca, ci apparve un'ombra e dietro a noi venia, dal pie guardando la turba che giace, né ci ademmo di lei si parlò pria, dicendo, o frati miei, Dio vi dea pace. Noi ci volgemmo subiti e Virgilio rendendo il cenno che a ciò si conface. Poi cominciò, nel beato concilio ti ponga in pace la verace corte che me rilega nell'eterno esilio. Come diselli e parte andavamo forte, se voi siete ombre che Dio su non degni, chi vi ha per la sua scala tanto scorte? E il dottor mio, se tu riguardi ai segni che questi porte che l'angelo profila, ben vedrai che coi buon conventi regni. Ma perché lei che di e notte fila non gli avea tratta ancora la conocchia che Cloto impone a ciascuno e compila, l'anima sua che è tua e mia serocchia, venendo su non potea venir sola, però che al nostro modo non adocchia. Ond'io fui tratto fuor dell'ampia gola d'inferno per mostrargli e mostrerolli oltre quanto potrà menarmi a scuola. Ma dimmi se tu sai perché t'hai crolli die dianzi il monte e perché tutto ad una parve gridare fino ai suoi piè molli. Si mi die dimandando per la cruna del mio disio che pur con la speranza si fece la mia sete mendigiuna. Poi cominciò, cosa non è che senza ordine senta la religione della montagna o che sia fuor d'usanza. Libero è qui da ogni alterazione di quel che il ciel da sé in sé riceve esserci può e non d'altro cagione. Perché non pioggia, non grando, non neve, non rugiada, non brina, più su cade che la scaletta di 3 gradi breve,
Nuvole spesse non paion né rade, né coruscar né figlia di Taumante, che di là cangia sovente contrade. Secco vapor non sorge più avante che al sommo di 3 gradi che io parlai, dov'è il vicario di Pietro le piante. Trema forse più giù poco assai, ma per vento che in terra si nasconda, non so come, quassù non tremò mai. Tremaci quando alcun'anima monda sente, sì sì che surdo che si muova per salir su, e tal grido seconda. Della mondizia sol voler fa prova, che tutto libero a mutar con vento, l'alma sorprende e di volerle giova. Prima vuol ben, ma non lascia il talento che divina giustizia contravoglia, come fu al peccare appone al tormento. E io che son giaciuto a questa doglia 500 anni e più, pur mo sentì libera volontà di miglior sogna. Però sentisti il tremoto e gli spiriti per lo monte render lode a quel Signor che tosto su li invii. Così ne disse, e però che il si gode tanto del ver quant'è grande la sete, non saprei dir quant'el mi fece prode. E il savio duca, omai veggio la rete che qui v'impiglie come si scalappia, perché ci trema e di che congaudete. Ora chi fosti, piacciati ch'io sappia, e perché tanti secoli giaciuto qui sé, nelle parole tue mi cappia. Nel tempo che il buon Tito, con l'aiuto del sommo regge, vendicò le fora onde uscì il sangue per Giuda venduto, col nome che più dure e più onora era io di là, rispose quello spirito, famoso assai, ma non con fede ancora. Tanto fu dolce mio vocale spirito che Tolosano a sé mi trasse Roma, dove mertai le tempi ornar di mirto. Stazio la gente ancor di là mi nomina. Cantai di Tebe e poi del grande Achille, ma cadi in via con la seconda soma. Al mio ardor forsebbe le faville che mi scaldar della divina fiamma onde sono allumati più di 1000. Dell'Eneida dico la qual mamma fummi e fummi nutrice poetando, sanz'essa non fermai peso di dramma. E per esser vivuto di là quando visse Virgilio, assentirei un sole più che non deggio al mio uscir di bando. Volser Virgilio a me queste parole con viso che tacendo disse taci, ma non può tutto la virtù che vuole. Che riso e pianto son tanto seguaci alla passione di che ciascun si spicca, che mense buon voler nei più veraci. Io pur sorrisi come l'uomo cammicca, perché l'ombra si tacque e riguardommi negli occhi ove il sembiante più si ficca. E se tanto lavori in bene assommi, disse, perché la tua faccia te stese un lappeggiar di riso di mostrommi? Or son io d'una parte d'altra preso, l'una mi fa tacer, l'altra scongiura che io dica un Dio sospiro e sono inteso dal mio maestro e non aver paura, mi dice, di parlar, ma parle digli quel che gli dimanda con cotanta cura. Con Dio, forse che tutti maravigli, antico spirito, del rider che io fei, ma più d'ammirazione vo che ti pigli. Questi che guida in alto gli occhi miei è quel Virgilio dal qual tutto gli esti, forte a cantar degli uomini e di dei. Se cagion altro al mio rider credesti, lasciala per non vera ed esser credi quelle parole che di lui dicesti. Già si inchinava ad abbracciarmi i piedi al mio dottor, ma egli disse, frate, non far che tu sei ombra e ombra veri. Ed è sorgendo, or poi la quantità te comprender dell'amor che a te mi scalda, quand'io dismento nostra vanitate, trattando l'ombre come cosa salda. Grazie dell'attenzione, ci vediamo la settimana prossima. Grazie. Arrivederci.